Cari amici, benvenuti in questo unboxing della Scroller Box! E anche questo mese siamo pronti per presentarvi dei nuovi oggetti contenuti in questa scatola per gli amanti del disegno! Innanzitutto possiamo notare che c'è, come sempre, questo fantastico pezzo di carta igienica che potete non può appiccicare sulla faccia di L, anzi sulla bocca, per tenerlo zitto. Grazie, grazie, vediamo un pochino. Funziona perfettamente. Okay. Grazie, okay. Il primo oggetto ovviamente non manca mai, ma ora passiamo anche a questo. Come potete vedere, questo è una rappresentazione un pochino in chiave fumettosa, diciamo, grazie a tutti questi oggetti che infatti sono contenuti nella box che andremo a visitare. Infatti questo presto disegno è l'ispirazione del mese. E infatti qui abbiamo la tematica di questo mese, ovvero tempo e spazio. E cosa meglio di una macchina del tempo, in fondo. E ovviamente qua ci sono tutte le spiegazioni riguardanti tutti i vari oggetti che in ogni caso adesso vedremo in azione grazie a Kiria. Parliamo dei pennarelli Molotov. Molotov? No, non quella Molotov. Ci sono delle bioce qui fuori che devono esplodere. No, non quella Molotov. Come diamine si accende la miccia? Ma non c'è la benzina. Dov'è dentro? Sta miccia? Dov'è? Qui dentro? Ti sembra benzina, cioè, questa? È miccia questa? No, non è niente. Che schifezza. No, sono pennarelli a base d'acqua. Pennarelli, chiamano pennarellov. Guarda che belli, hanno addirittura due punte, una due larga. Due punti, una larga. Cose larghe, fa vedere. Di precisione. La... è larga. Tu l'hai usata di punta. Sono un mago. Si ho fatto usare anche di punta. Aspetta. Però sono riuscito a usare la cosa spessa per farla sottile, non sono male. Questa è la punta sottile. Aspetta, quasi preciso, sembra proprio un ondino. Aspetta. E poi abbiamo ben tre colori, il verde, il giallo e il magenta, esatto. Esatto. Perché L con i colori ci azzecca sempre. Ci azzecco sempre, ricordiamoci sempre quando sono bravo. Inoltre, questi pennarelli possono essere anche un po' acquerellati. Cioè, non solo non bruciano, ma possono essere bagnati senza problemi. Esatto, prendiamo il pennello della Coinor che c'è dentro la box e cominciamo a sfumarli. Vedete che vagamente i colori cominceranno a fuoriuscire dai pennarelli, a fondersi l'uno con l'altro. Mamma mia, queste sono delle cose inquietantissime, ma non vorrei mai accendere la televisione, no, e trovarmi qualcuno che usa un pennarello così. Ecco, quella peggio. Terribile. Poi abbiamo questo attrezzo che è un oggetto di una che non avevo mai visto prima di questo. E questo box. Brucia? No, non brucia neanche questo. Questo qui sarebbe un liquido per mascherare, ovvero cioè il mascara, quando uno c'ha il brufoli si mette quello. Sì, invece. Di questo colore, esatto, perché era la pelle di questo colore. Sì, sono un puffo! Un puffo blu. Ecco, esatto, questo qui, teoricamente, può pensare, è un pennarello azzurro? No, perché questo inchiostro, una volta seccato, può essere rimosso dal foglio senza distruggere la carta. Cioè, è un inchiostro che poi va via? Più o meno, cioè immagino in questo foglio ho provato a farci un cuoricino che ha avuto il tempo di seccare, perché se volete fare un bello strato un po' di tempo ci vuole. Mettiamo per esempio che io voglio colorare questa zona. Sì. E dici hai colorato anche quel cuoricino lì. Sì, però tecnicamente se io mi metto a grattare via in qualche modo, comunque faccio qualcosa con un dito, per esempio useremo il dito di L in questa circostanza, no, per togliere il dito di troppo, useremo il dito di L. Ma dai, sono diventato un pollice blu, sono diventato. Comincia a strofinare e dopo un po' dovrebbe venire fuori. Aiutami a strofinare che ci vuole un po' di tempo. Vedi? Sta cominciando a comparire il cuore che io volevo lasciare bianco. Cioè mi hai sporcato per niente, quindi, perché ma fai tutto tu? Ti ho sporcato per togliere il pennarello. Ma cosa? Non lo usa una. Se no la bagni sporcavo io, se no. Cioè, sentitela. E quindi in poche parole abbiamo che è una specie di cosa come su una è vero. È una specie di patina. Che serve per dire io voglio una forma precisa, la disegno e poi la rimuovo e quindi mi resta il bianco. Colore intonso sotto senza venire in nessun modo colpito. È fantastico! Infatti è rimasto il cuoricino bianco. Che carino! È carina sta cosa! Poi abbiamo anche delle matite acquerellabili che io personalmente ho adorato, sono veramente molto molto belle. Sono questi due colori. Giallo e bordeaux, sì. Esatto. Ecco, sono acquerellabili, sono della Coinor, che è una marca che crea delle matite acquerellabili molto pigmentate. Sono già molto belle anche se usate così come sono, ovvero ad asciutto. Io infatti a volte le mie sfidate, qualcuno ci aveva fatto caso, mi dice ma che cos'è che passi sempre l'acqua e perché uso pastelli acquerellabili? Queste qui però, se una volta che vengono bagnate, lo vedete meglio nella sfidata alla fine del video, acquistano delle sfumature veramente, veramente molto belle, molto intense. Una volta passata l'acqua sopra, potrebbe sembrare un sole, guardate, un tramonto sul mare, mentre qualcuno ci sta rovesciando una bottiglietta di gassosa sopra per spegnerlo perché è troppo caldo. No, credevo che fosse una meteora che voleva distruggere tutto, boom! E poiché io so, ho sempre saputo che tutti lo aspettate ogni volta, adesso disegnerà qualcosa. No, che...
Luca, poi. Allora, disegno. Hai tutto a disposizione, allora, che ti serve. Posso disegnare, per esempio, questo. Guarda. Sì. Che cosa sembra? Un emoji. Guarda. A questo punto, guarda che bello. Ah, cioè. Sì, è un gatto. È bello. A cui manca il naso. Manca il naso. No, il naso devo fare un altro colore. Giusto. Giusto, giusto. Che colore gli facciamo? Facciamo un naso blu, così, guarda. Naso blu a forma ecco. di pallina. E sì. Poi c'ha... I baffi che vanno all'ingiù perché si è bagnato, poverino. Hai ragione. Ah, ecco. Così è più dinamico. È più dinamico. Poi ovviamente c'ha i suoi occhioni. Gli occhi azzurri. Esatto, c'ha gli occhi azzurri. L'acqua chiara e un po' d'arancione, no? Cioè, abbiamo l'arancione. Ah, già, abbiamo anche le matite. Abbiamo anche le matite, quindi c'ha un braccio che saluta. Un braccio, l'altro braccio. L'altro braccio è così. E poi, ovviamente, c'ha anche le gambe. Le gambe di un altro colore. No, la coda direttamente. Ecco fatto. Ah, sembra un po' un gatto genio uscito dalla bottiglia. più o meno. Se hai visto un gatto, vuol dire che effettivamente hai in visione. È un gatto con un ventilatore sulla faccia che fa. Dovevo farlo, invece praticamente basta attaccarlo e con il connettore una patata e inizierà subito a funzionare. Ah, questa è una patata allora. Certo, è una patata. Non l'hai riconosciuta, guarda, c'è anche scritto sopra, guarda. Ecco fatto. Pap. E dopo questo scempio osceno vi lasciamo con la speed art di Kiria per la sfida di questo mese, spazio e tempo. Che cosa mi sarò inventata? Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Dici cosa ne pensate del mio speed art, che anche questo è uno speed art fatto in velocità. Ti segnerò una faccetta per dire che cosa ne penso io. Grazie mille per essere stati con noi e alla prossima con... Eternal Love! Ciao!